tutta una cagata. Andiamo, cambiamo un po'. Telepillole. Ah, divertentissimi. Questi mi piacciono. Colleghi che Chiara, dividono il viaggio in macchina. Non ci racconti niente. Se per andare al lavoro. Trasferta. No, dice dai, Chiara non ci racconti niente. Che gossip di su. Vai, Chiara, Chiara, vai. Che vi devo raccontare? Ah, c'è una ragazza. Vieni qua che non ti sente. Scava nella memoria e qualcosa. Scava. Vai, guarda le tette. Ah, sì! Ah, una cosa l'ho saputa. Non immaginereste mai. Chi è? Che ha una tresca. Però alza la voce. Chi è? Dici. Ma no, lui guarda in camera lì, mi sa che forse lei non sa di essere ripresa. Alza la voce. Ma perché? Sei sordo? No, non sei. Vedi, che loro vogliono. Ma è chiuso. Ma balla, fa far muro. Senti. Ma quando mai? Comunque, io ve lo dico, però è massima discrezione. Capirai, c'hanno la telecamera. Ma alla fine ce l'hanno, c'hanno una telecamera che vuole riprendere il gossip che le dice. Che cos'è quel cosa? Lo vedi? La sgamati. Idiota, quello sopra! E lo specchietto, dove sei? No, questo qua! Ma che? Quello lì! Ah, questo! L'antifurto! L'antifurto della satellitare! Ah, così grosso! È un modello vecchio, Chiara, vai! È una telecamera! Esatto! Il grande fratello, dai Chiara! Sì, brava, non si è fatta fregare! No, è l'antifurto, c'è il coso russo, vero? Acceso? Sì, è russo! È spento quando è così! No, raga! Vabbè, comunque, lo dico però, vai. Massima discrezione. Però fai presto, finisce. L'asse mediano, è chiaro? Finisce il nastro. C'hanno paura che finisca la cassetta. Allora si tratta di... Vabbè, guarda, delle pillole. Non era per voi, io non sapevo come arrivare. Bellissimi questi. Simone mi ha chiamato stamattina presto, ma ha telefonato, ha detto che stava malato, che non poteva venire. Sono tre colleghi che vanno al lavoro insieme. Non lo so che cosa aveva. Io, in tutta sincerità, ieri l'ho visto in mensa, stava contento. Ma sei raffreddato? Un pochetto. Stai dicendo, ieri l'ho visto in mensa, stava tranquillo, sì. Stava contento. Di che cosa? Di che cosa che? Di che cosa era contento, Simone? Io? No, no, contento. 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 Gerundio. Era con il signor Dento, stava dai. Contento. Stava al banchetto dei condimenti. Olio, aceto, stava contento, l'insalata. No, questi sono equivoci in napoletano. Contento. Napoletano. No, stava contento forse. Aspetta, stava contento l'insalata forse. Quindi poi stamattina? E niente, stamattina prestissimo. Stava contento pure stamattina. Ha telefonato e in realtà dalla voce non è che si direbbe molto. Stava contento. Cioè? Stava contendo l'insalata. Dalla voce almeno ti posso dire io. Sembrava. Stamattina cioè, fa colazione con l'olio. Questo uomo è un insalato praticamente. No, dice che sta male. Stava contendo, stava. Contento! Contendo, Gaio. Felice, contento! Era contento. Mamma mia. Contento, ma c'era contento. Qualche equivoco sul napoletano. Contento. Ma di dove sei? Io. In che senso? Originario proprio. Dove sei nato? Con Durzi Terme. Gondurzi. Vabbè, un pochettino.